ciao. L'audio, ragazzi, è un cliccantiere sempre, perché sì, senza nulla. Adesso non si sa chi l'ha preso, però non è cancellato e la prima immagine fa cagare. Dio povero, è partito. No, niente, tutto a posto, tranquillo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati. Ragazzi, non parliamo più di merda, parliamo di altra merda. Parliamo di Cartoon News, ragazzi. Oggi qui con me c'è ovviamente Enrico, 151EG. Ciao. Perché sei vestito da me oggi? No, ho una tuta arancione, la tua è un po' più sul rosino. No? È un po' fucsia, no? Cos'è? Sai che non vedo bene i colori. Tranquillo, tranquillo, io sono rosissimo, però ho un sacco di utenti identiche tra di loro e di solito sono vestito esattamente di quell'arancione. Quindi se inizia a saltarti il microfono, sappi che io inizierò a denunciare per copia. No, non ti preoccupare, però io ho una sola felpa arancione ed è questa. Me la sono messa perché è comfy e quindi me la sono messa per riposare in queste 24 ore di follia. Tranquillo, sono io che mi vesto come un cartone animato. Allora, abbiamo un sacco di carne al fuoco. Allora, prima di iniziare, perché abbiamo effettivamente... Prima vorrei parlare con te di Kung Fu Panda 4, perché non l'ho ancora visto. Te sei andato a una delle anteprime milanesi o romane cringe, quindi l'avrei visto lì. E no, scherzo. No, sai quelle anteprime... di cringe, permettimi. No, è che invitano tutti gli influencer, anche quelli che non sanno assolutamente niente l'animazione, e poi dicono... No, anteprima stampa, perché... ma che dici? Sì, la stampa che cazzo ne sa di Kung Fu Panda 4, non sa nemmeno chi è Osborne. Dai, lasciamo perdere, dai, su, via, per piacere. Ok. Che cazzo ne sa la stampa? La stampa! Che ha annunciato la morte di Toriyama e nella maggior parte dei casi ha messo la foto di Toriyama. Quella è la stampa che viene invitata alle anteprime, Maremma puttana. La stampa tradizionale. Perché c'è Gonagai che saluta in metà degli articoli della stampa generalista che annuncia la morte di Toriyama? O mettete le immagini dell'anime. Toriyama ha fatto il manga. Vabbè, basta, dai. Ora mi sono sfogato, volevo rispondere a un commento giustamente puntualissimo che è stato fatto sull'ultima puntata che abbiamo fatto di Cartoon News, dove dicevo che i Simpson sono stati apprezzati più che altro dalle vecchie generazioni tipo la mia, e io ho sbagliato, mi sono espresso come un macaco, ho detto, e purtroppo non sono stati apprezzati dalle generazioni successive alle mie, perché purtroppo si sono viste magari le stagioni peggiori e non hanno potuto assaggiare le stagioni più belle. In realtà mi sono espresso come un macaco perché le generazioni successive alle mie possono essere anche i ragazzi del 93, del 94, del 95, ed effettivamente anche loro magari hanno seguito la programmazione di Italia 1. Io intendevo più che altro quelli che si sono sorbiti i Simpson solamente sulle piattaforme o che non hanno più acceso la televisione come la accendevamo noi un tempo. Erano quelle le generazioni successive, però mi sono espresso veramente a culo, e quindi volevo specificare questa frase perché per me i Simpson sono sacri e ogni dichiarazione che faccio in merito deve essere puntuale. Bene, detto questo ragazzi, hai visto Kung Fu Panda 4? Insieme alla tua sinistra avevi un influencer che è venuto lì per le tartine e alla destra un giornalista di 74 anni. Che cosa che poi scriverà per Salvini dicendo che è un cartone animato che incita alla teoria del gender. Dai, raccontami che com'è stato questo Kung Fu Panda 4. Secondo me è come il terzo. Cioè, ha un sacco di belle idee, un sacco di belle gag, mi piace che si tenga sul semplice, ma al tempo stesso è un po' deboluccio e non porta avanti le idee di Osborne, ovviamente. E l'unica cosa che davvero mi è dispiaciuta è stato il finale, che è anticlimatico rispetto al finale del terzo, cioè il finale del terzo, che è una cosa gigantesca, stavolta è un finale del tipo, vabbè. Ok, per me il finale del 2 è ancora imbattuto, ma più che altro non ho ancora visto il quarto, però anche se era aperto... Era molto emozionante, era molto toccante, cioè il fatto di vedere il padre, te scopri, no, dopo tutto il casino che è successo, che loro sono sopravvissuti, o almeno una nicchia, una piccola fetta di quel popolo è sopravvissuta, e c'è il padre che era solennissimo, no, nel 2, nel terzo poi viene dimensionato, ci sono tante gag perché loro effettivamente non sanno combattere, no, ma sono un po' come Po all'inizio, un po' goffi, quando si gira, no, così austero, incredibile, dice mio figlio... Io rimasi veramente colpito al cinema, forse il secondo rimane ancora il migliore. Il terzo mi è piaciuto, mi ha divertito, a me basta che sia come il terzo, quindi se mi dici che è come il terzo, sì, sono contento, cioè, ecco. Secondo me è perfettamente in linea, non sembrano passati 8 anni,
Ci sono un paio di cosette che scricchiolano, ma sono le stesse che scricchiolavano nel terzo, quindi okay, niente di grave. Ti posso fare una domanda riguardo il boss, diciamo il cattivone finale? Quella roba che si trasforma nei cattivi vecchi, è una roba figa o è un strizzare l'occhio a quelli che seguono la saga da tanti tanti anni? È uno strizzare l'occhio. Ok, peccato. No, no. Anzi, purtroppo si sente tanto il "oh, questo doppiatore ce l'avevamo, quest'altro no". Okay. Avrei preferito una roba chiappagonzi per il trailer e poi magari ve li facciamo vedere un attimo e poi passiamo ad altro. Preferivo novità, però vabbè, pace. È andata così. No, non puntare troppo sul cattivo perché funziona, ma non è niente di così straordinario. Anche perché, raga, possiamo dire una roba, nell'animazione i cattivi veramente cattivi funzionano sempre di più, guarda caso. Cioè, se te prendi anche Kung Fu Panda, il cattivo del secondo, era un genocida, cazzo, era veramente stronzo. Cioè, lui voleva è come Freezer, voleva sterminare i panda perché aveva paura che lì nel mezzo nascesse qualcuno che poi gli avrebbe dato dei problemi. Cazzo, ma è tremenda questa cosa, però bilanci la positività di tutti gli altri personaggi, le gag, eccetera, perché questo è un malato di mente. Posso dirti che secondo me le due cose più belle di questo film sono il fatto di aver voluto cambiare ambientazione per una volta, non siamo più nei villaggetti ma siamo in città, e il fatto che abbiano deciso di dire "sai cosa, non tiriamo fuori tutti i personaggi che abbiamo tirato fuori, tiriamo fuori tre personaggi in croce, okay, ma facciamo fare loro tante cose". Figo, figo tutto. E cioè, tu lo odierai, tutto. Ti avviso. Perché lo odierò? Ma perché tu odi tutto quello che è un po' mediocre. Sì. Spero di divertirmi. Se mi diverto, sono a posto. Non è detto che... No, mi incazzo più che altro con Wish, non tanto con un possibile Kung Fu Panda 4. No, ma il primo trailer di stasera tanto ti farà discutere ancora. Io spero tu non l'abbia visto perché... Non l'ho visto, io lo sai che aspetto te sempre. Quindi non... Io ti adoro. Allora vai, ti prego, fai con quel trailer perché io ho bisogno che tu lo veda. Abbiamo, ecco, il robot selvaggio. Poi c'è Inside Out 2 che mi preoccupa più di questo robot selvaggio. Oh, ok, ce l'ho fatta. È un po' duro oggi, eh? Sì, maremma puttana, cioè, perché lo devo odiare? Scusa, cos'è che odio di preciso? No, ma infatti non ho mai detto questa cosa. L'unica cosa che ho odiato nel trailer probabilmente è il font Dragon Trainer nel mezzo a tutta questa poesia, per il resto è... Cioè, è la perfezione, è tutto quello che abbiamo chiesto finora, è tutto. È una storia semplice, molto seria, graficamente eccelsa. Io spero sia per la maggior parte muto, anche perché sembra un erede spirituale, nonostante non sia lo stesso studio, di Wall-E, no? E cioè porta avanti un po' il discorso di Wall-E che cerca di, non lo so, preservare la natura, cercare di proteggere il mondo. Bisogna capire, cioè, tanti animali, questa era una cosa che mi mancava un po' di Wall-E. L'orso che gli dà, bellissimo, lui sembra tutto graffiato, sembra che prenda danni da quello che ha intorno, tra l'altro è... Poi c'è una città a un certo punto, c'è una città anche, boia, che bello. Lui tra l'altro sembra il golem di Laputa, non so se te ne sei accorto, boia. Cioè sì. Io non so cosa dire perché tutto quello che posso dire su questo film è ecco, è bellissimo, è tutto perfetto. Ma l'hai tutto visto là? Tutto quello che voglio, tutto. L'hai visto il fuoco? No, anzi l'incendio. Sì. E Bambi? C'è tutto quello che voglio, c'è tutto. Per quello ti dicevo, no? Proprio restando in tema, lo stesso studio. Cioè, io ormai voglio questo, con quella qualità. Te mi devi uscire con film così. Poi chiaro, c'è tutta la polemica, sì, dai, ma servono i film che incassano, puoi sempre fare film del genere. Va benissimo. Però, cazzo, dai, dai. Sembra che la DreamWorks sia tornata a fine anni 90, cioè... si sta accorgendo, ma guarda che ora si stanno riallineando tutti i pianeti davvero, cioè stanno colpendo dove fa più male, come fecero ai tempi,
perché un po' fiutando quello che poi sarà diventerà la Disney negli anni 2000, dove c'è grande sperimentazione, no? Però calo di incassi, appiattimento su certe cose, loro se ne stanno approfittando per dire noi siamo la vera alternativa a Disney. Ora più che mai, perché comunque alla fine degli anni 90 in Disney c'era il rinascimento e poi tutto quello che è venuto dopo. Adesso è ancora peggio perché c'è un appiattimento ancora maggiore. E DreamWorks sembra dirgli, ehi, attenzione amici, Disney, tocca a te, Disney, ricordati di chi sei, ricordati di chi eri. Poi andiamo avanti con Mantis Garden, una miniserie. Vediamola insieme. And now you do too. Learn to know their ambitions. Che figo il design, eh? But try waiting for you to sleep up, like the king did. However. Tra l'altro, ragazzi, indovinate da dove viene questo prodotto animato, sempre per rimanere in tema. Allora, in realtà, dai, parliamone seriamente. Il character design è fighissimo, la scelta di questi bianchi netti è perfetta, secondo me. L'unica cosa è che nei movimenti l'animazione è un po' strana, forse un po' legnosa. Si vede che hanno investito tanto nell'estetica, nella regia, che è straordinaria. Appunto nel mood proprio estetico, la cifra estetica di questa serie è incredibile. L'unica cosa è che quando si mettono a correre, quando ci sono dei movimenti un pochino più concitati, c'è un appiattimento molto importante, si vede che sono legnosi. Ricorda molto Sifu il character design, vero? Però forse ancora più estremo, con gli occhi molto distanti. Hanno cercato di fare una roba ancora più estremizzata. Però mi piace molto. Ma io apprezzo che abbiano detto, guarda, ce li abbiamo legnosi, allora facciamo che sono tutti quanti personaggi, cioè, molto regali, molto altezzosi, nobili. Non solo, cioè, buttiamone in caciara con un'estetica davvero particolare che magari ti fa chiudere un occhio sulle incertezze tecniche, cosa che tra l'altro ho fatto io già da questo trailer, quindi sono molto contento. Cioè, quando non avete soldi, ragazzi, ingegnatevi con altre cose che non vi fanno spendere troppi soldi, ma che vi fanno vedere per quello che siete, cioè dei grandi creativi. A me la corona così dritta su un volto così morbido ricordava The King and the Mockingbird. Ah, bene, ma anche Azura's Mar, sai? Un pochino. Sì, sì. Quell'estetica, bravo, sì. Comunque, anche secondo... Azmin Hotel abbiamo già detto tutto, ragazzi. Cioè, Enrico posta 7 reel al giorno su Azmin Hotel, potete seguire il suo profilo per scoprire novità. Allora, adesso parliamo di 10 vite. Non c'erano state abbastanza serie sui gatti, perché non farne un'altra? Facciamone un'altra, vai. Sky Cinema, Tizio. Mamma mia, quanto vorrei bestemmiare. Perché? Vai, dai, Enrico. We have a program. Nine new life. I have a chance to be the best I can be. Sì, io non ce la faccio più, veramente. Che ha di male questo film? Dai, Enrico, smettila, per piacere, non mi fare. E potevano fare il film sul gatto, che poveretto, ha il padre che lo odia perché lui non vuole prendere i topi, e invece hanno fatto una cosa intelligente. Dai, Enrico, per piacere, dai. A parte che sembra un film di 20 anni fa, a livello tecnico. Poi, a parte quello, hanno preso l'idea, è un po' Soul e un po' l'idea iniziale del gatto con gli stivali 2, solo che hanno detto, ok, facciamole vedere queste vite sprecate, ma mettiamoci tutti gli animali che ai bambini piacciono. Io sono veramente stanco, Enrico, lo so che la mia incazzatura con te che rimani impassibile va virale su TikTok, però non è che devi provare sempre a farmi incazzare ogni puntata, cioè, non ha senso. Poteva andare peggio, però no, davvero, io penso che questa sia una bellissima idea. Però no, ora che, guarda che la tua nuova, questa nuova inquadratura dove fai vedere i tuoi soprammobili dozzinali è bello, no? Cioè, è più piena, è più, non so come dirti, c'è più profondità. È la parola dozzinale che mi ha un attimino fatto dire aspetta. No. Cioè, no, non è un angioletto della Toon, permettimi. Sì, però è il cilindrone dei Nutella Biscuits, abbi pazienza, a meno che non ti diano sordi. Non è mai che li hanno dati. A chi? Chi c'hai in casa? Non mi ricordo, che te stai in una delle case... Non dove... condiviso con Pratt. No. Ah, Pratt! Io non ho ancora capito chi cazzo è Pratt. Ah no, sì, è quello romano che assaggia le cose e fa... Oggi sgaro da... Fa così, no? Come fa? Con la baza... Oggi sgaro dal ristorante, oggi la parolaccia, oggi nonna Lena. Ste sai? È lui, no? Con l'occhioni, quello che c'ha l'occhioni.
Odio che sia una descrizione perfetta e al tempo stesso sbagliata. È uno dei pochi che può parlare romano e assaggiare cibi perché sta simpatico a Julia Crosbo e quindi di conseguenza anche a Franchino. Non ti permettere. È tutto, tutto verissimo. Comunque, prossimo trailer è Inside Out 2. Io non ho ancora visto, ho aspettato te, eh? Sì, va bene. Io non so nulla, vediamo se c'è la maturità che cercavo. Oddio, il pre-trailer. No, allora aspetta, voglio aprire una parentesi. Avete rotto il cazzo! Avete rotto il cazzo con i pre-trailer di merda! Non è possibile una roba del genere! Già spoilerate tutti i film con i trailer! Perché dovete mettere in cima al trailer il pre-trailer? Per gli zoomer che non riescono a mantenere la soglia d'attenzione per 5 secondi! Allora gli fanno vedere non il trailer che dura un minuto, no! 5 secondi di pre-trailer, così almeno se skippi ti sei visto 2 o 3 scene, ma forse vai al cinema. Oh! Intossicate cervelli, eh! Allora, iniziamo apprezzando molto di più il fatto che non ci fosse questa cosa nel robot. Ma... Beh, guarda, che è verissimo, eh! Io lavoro sulla farsa perché mi piace, ma è tutto vero! Oggi trailer Sgarro non li fa più nessuno. Wish non ce l'aveva il pre-trailer. Oggi Sgarro di Inside Out 2. Ma preparati, perché in questo trailer ci sarà tutto quello che odi. Infatti no, io sì, questo no. Trailer, ti giuro, non l'ho visto per intero, quindi vedrai che a un certo punto io mi volterò, non guarderò più la tua reazione, perché purtroppo non l'ho voluto vedere per intero. Va bene. Ciao! Io sono Ansia. Io sono Invidia. Bellissima lei, tra l'altro. I cambiamenti spaventano. Facciamolo. Siamo emozioni represse! E l'operazione nuova Riley inizia. Che succede? Sono troppo orribile per andare al camp o da qualsiasi altra parte! Bene, un anticipo dei prossimi 10 anni. Allora, Enrico. Arrivo. Ti devo dire una roba al volo. Sì. Ma sei stato doppiato da Mario? No, è partita una compilation di Mario dopo il trailer di Inside Out. Ma che cazzo di timing era? Cioè, è partita una compilation di Mario Sturgnolo dopo il trailer di Inside Out 2. Io ti ho fatto. Enrico, poi ti vedrai la clip. Enrico, ci sei? E si sente. Te che fai? Con la voce di Mario Sturgnolo. Arriva. Ma che cazzo di timing è? Ma assurdo, sì! Vabbè, allora, Inside Out 2... Allora, in realtà me l'aspettavo peggio! Sì. Però ho una domanda. Loro arrivano sulle nuove emozioni mature, bla bla bla, c'è tutto il complottone delle nuove, che può essere figo. Ma perché non ci sono mai state nelle menti degli altri genitori? Comunque, i genitori quelle robe ce l'hanno se li sviluppano successivamente. O se ne vanno dopo, boh, vabbè. Ne avevamo già parlato di questo. Speriamo che trovino una soluzione del tipo: in realtà loro non esistono se tu a crearli. Oppure in realtà poi crescendo vanno in un'altra stanza perché loro non sono vere emozioni e durante l'adolescenza che prendono il controllo. Sì. Forse se ne vanno e basta perché appunto diventi adulto. Però ripeto, 13 anni, qualche cioè mi sembra strano, capito, non mettere delle cose da 13enne. Non lo so. Io ce l'avrei messo un po' di sesso, ma la Red anche un po'. Sì, ma infatti dopo Red io mi aspettavo il tema delle mestruazioni, cioè una volta che tu mi hai fatto un film su quel tema. No, roba, però 13 anni forse un po' pochino, forse un po' un'età, forse un po' troppo prematura, no? 13 anni, le mestruazioni? No, le mestruazioni per l'appetito sessuale, queste robe qua. Sesso a 13 anni no, ragazzi. La pulsione arriva prima dei 13 anni, senza problemi lo puoi affrontare in un film in cui hai 13 anni. Capito. Mi dispiace che non lo facciano, mi dispiace che non sembri il tema centrale. Il bambino sviluppa la sessualità appena nato, praticamente. La sessualità nel senso che intendiamo noi, quello che porta poi a un rapporto, è una cosa che arriva più o meno con gli 8-9 anni di solito. E può arrivare anche più tardi, dipende, a te magari può essere arrivato un pochetto più tardi e non c'è problema, non è che morirei per questo. No. Però sì, a 13 anni è più che attendibile che una bambina abbia anche voglia di masturbarsi. Ci si vergogna un po', ma è così, cioè ci si vergogna un po' a dirlo, a pensarlo, perché ci si sente un po' sporchi con una 13enne, ma è così. Vabbè, comunque, a parte questo, non è obbligo avere questa roba in Inside Out 2, ci mancherebbe pure. Quello che dico è che
si rischia un po' la farsa. Bisogna vedere cosa succede, perché un conto è toccare delle vere e proprie emozioni, essere concreti con le emozioni, un conto è accarezzarle per dare un contentino al pubblico. Speriamo bene, perché i personaggi nuovi come character design mi fanno impazzire, eh. Cioè, sono proprio belli. Beh, l'imbarazzo con questo nasone mi piacciono da far schifo. Ma poi vogliamo parlare delle espressioni facciali di Riley? Cioè, ragazzi, siamo arrivati a un livello tecnico incredibile. Io ho paura che questo film faccia come Elemental, ovvero ci hanno ragionato poco e finiscono per farmi un'altra volta la ragazzina che ha la depressione. Ma stavolta la depressione è più brutta perché sei più grande o cosa del genere. Io spero che vogliano trattarmi un tema nuovo. E vediamo, però è interessante. Cioè, di sicuro questo trailer mi ha convinto più del vecchio. Vediamo. Allora, poi c'è l'altra cosa. C'è l'altra cosa, che è la cosa che... un po' più cicciosa. Non so se ce la faremo in 10 minuti, ma ci proviamo. Vabbè, ma i titoli di cui parlare sono pochissimi qui in mezzo, perché la maggior parte sono hanno annunciato un film senza titolo, hanno annunciato un film senza titolo. Puoi vedere qua, c'è qui bello grosso il cartellone. E poi se ne escono con Piece by Piece, della Focus e Lego, film d'animazione. Sì. Cioè, la Lego sta per fare un altro The Lego Movie, e The Lego Movie è stato un film perfetto, e me lo vuole fare con un titolo come Piece by Piece, quindi sarà una cosa proprio a tema Lego? Non lo so, potrebbe essere tutto, possono giocare su qualsiasi cosa, Enrico, scusami. Sì, possono, però porca vacca, la Lego sta andando da Dio. In questo momento il giocattolo è la Lego. Cioè, okay. Tutte le catene di giocattoli sono morte, no, e Lego Store sono in tutta Italia. Secondo me Enrico è un gioco di parole, basta. Cioè, a te il 2 era piaciuto, non mi ricordo. No, il 2 mi aveva un po' deluso, un po' tanto deluso. Però loro non sono più con quelli che hanno fatto il 2. Quelli che hanno fatto il 2, io vorrei ricordarvi che quelli che hanno fatto il primo di The Lego Movie 5 minuti dopo hanno fatto Spider-Verse. Vediamo. Secondo The Lego Movie è Lego Batman. Lego Batman è forse il miglior film Lego mai fatto, Anche più di Lego Movie per me, per come amo Batman, però forse è il mio problema. Però era veramente un grandissimo film. Ma quello della Lego è quello di fare Williams, ragazzi? No. Davvero? Sarà lui? Brick by Brick. Ah, c'è la locandina anche, sì. Va bene, comunque a parte questo, in teoria sì, allora sarà quello, mi sa, DreamWorks e Sony sono proprio svegliate, cazzo. Vero, e più che altro sono due major che adesso ti stanno bagnando il naso, quindi boh, chissà cosa succede. Sto parlando di Disney, ovviamente, chissà cosa succederà. Vabbè, ma il flop Megamind, ragazzi, lasciate stare, Megamind 2 è una cosa talmente stramba anche a livello di distribuzione che non ha senso. No, infatti credo che l'abbia distribuito Paramount, perché ai tempi li distribuiva Paramount, vuol dire che proprio Universal non ha in mano Megamind. Bene, poi l'ultima cosa, dato che abbiamo 4 minuti, così al volo, cosa ne pensi della cover di One More Time di Jack Black? Non l'ho vista. Guardala per favore, perché se anche solo per un secondo penserai a ciò che ti ho detto su Jack Black l'altra volta, anche solo per un secondo ti balena in testa quest'idea, io vengo lì a casa di Pratt e ti spacco le rotule. Hai capito? Insisto nel dire che questo è uno studio, perché altrimenti sembriamo accumulatori seriali. Ecco, però... Ma... La vediamo insieme, anzi, va bene? Sul suo canale ufficiale l'ha messa. Allora, non ce la faccio più io, Enrico, veramente. Col suo amico accanto di Tenacious D che fa così perché non ce la fa altro, cioè veramente... Ti dirò due cose. La prima è che è una forma di umorismo. Devi riuscire ad accettare certi tipi di, chiamiamole battute, anche se non sono battute, sono più gag fisiche in questo caso. Però è lui che sa di star facendo questa cosa. Diego Dada ha scritto: a me piace, quindi voi state dando retta a quello che fa ridere a Dada, che è la merda. Diego ha il senso dell'umorismo di un bimbo di 3 anni che si caca addosso, peraltro, quindi... Questo è quanto. Prego Enrico, puoi andare avanti. Mi sono dimenticato di mai... Aspetta, l'ultimo link. Che c'è? Quello perché? Ho finito. Bellissima gag, il link, eccetera. Perché non mi stai insultando come hai insultato... Ah, perché cioè, ti insulterei con delle cose che non posso dire su Twitch e va bene così. Intanto ho letto un bellissimo commento sotto l'ultima puntata di Cartoon News che è: mi raccomando ragazzi, quando incontrate un gay
non date retta a Enrico e Dario. Loro sono dei professionisti. Io penso che in questo commento ci sia tutto. Devo recuperare quel commento. Va bene. Grazie Enrico, grazie di tutto. Comportati bene, eh. Salutami Pratt. No. Hai detto un'altra delle mie frasi, io inizio a preoccuparmi. Stai cioè? Diventando... Cioè? Comportati bene per salutare la gente. Dico da 15 anni. Vero. Sì, si dice da noi a Livorno, fai a modo, fai per bene, fai per benino, comportati bene, si usa tantissimo. Ah! Certo che siete strani.